La pandemia non è solo emergenza sanitaria, ma anche sociale. Da 26 anni ad Ascoli, l'associazione Zarepta svolge quotidianamente attività di erogazione dei pasti a pranzo a chiunque, presentandosi presso la struttura, ne faccia richiesta. In epoca di pandemia, il servizio prevede anche l'erogazione della colazione. In quest'ultimo anno sono aumentate sensibilmente le distribuzioni dei pasti di circa il 50% rispetto a prima e si è modificata anche la tipologia delle persone che usufruiscono del servizio mensa. Nel 2020 sono stati erogati quasi 30.000 pasti. A raccontarci la situazione attuale è Claudio Ricci, segretario Associazione Zarepta e componente direttivo del PAS, Polo Accoglienza e Solidarietà. Attualmente, diciamo, giornalmente vengono circa 70 persone, 70-75 al giorno. Nel 2020 abbiamo avuto un'affluenza media di 77 persone con punte giornaliere che arrivavano a 90-92. Prima del Covid, cioè i 3-4 mesi che abbiamo aperto qui, prima che scoppiasse la pandemia, viaggiavamo tra i 55-60 fruitori al giorno. I nostri ospiti sono, diciamo, sono i più variegati. Una piccola percentuale è costituita dai migranti, ma diciamo il 70% sono persone residenti qui a Ascolani o dei paesi limitrofi e che purtroppo sono in stato di bisogno. E noi nel bisogno prendiamo in considerazione anche altri aspetti, non solo quello economico, ma quello che comporta la necessità di interagire anche con gli altri, con le persone che lavorano, tra virgolette, qui nulla è retribuito tra i volontari e gli utenti stessi.